Nei prossimi video svolgeremo una serie di esperimenti con questa applet virtuale. Modificheremo tutti i vari parametri, l'intensità, ma soprattutto la frequenza della luce. Poi modificheremo il metallo e infine il potenziale, che metteremo soprattutto in polarizzazione inversa per cercare il potenziale d'arresto. Tutti gli esperimenti virtuali che vedremo si risolveranno grazie a queste due formule: la formula di Einstein e la formula per calcolare l'energia cinetica massima degli elettroni estratti, quelli legati più debolmente, che si ottiene questa energia cinetica massima attraverso il potenziale d'arresto. Ricordiamo solo che la spiegazione che diede Einstein dell'effetto fotoelettrico consiste nel quantizzare la radiazione elettromagnetica, cioè vedere l'onda elettromagnetica come formata di tanti corpuscoli, tante particelle, detti quanti di luce. Lui li chiamò quanti di luce, oggi li chiamiamo fotoni. Ciascun fotone ha energia HF proporzionale alla frequenza della radiazione elettromagnetica di cui fa parte. Invece l'intensità della radiazione elettromagnetica determina il numero dei fotoni che sono presenti nell'onda elettromagnetica. Questa fu l'interpretazione di Einstein. L'effetto fotoelettrico si spiega attraverso l'urto singolo di un singolo fotone che va a urtare contro un singolo elettrone. Il fotone utilizza una parte della sua energia per liberare l'elettrone dall'atomo. Questa parte di energia si chiama lavoro di estrazione ed è tipicamente di alcuni elettronvolt, a seconda del tipo di metallo. Per esempio, per il potassio è 2 elettronvolt. Il fotone, dopo aver liberato l'elettrone dal metallo, utilizza il resto dell'energia che aveva a disposizione, quindi HF meno il lavoro di estrazione, per dare all'elettrone l'energia cinetica. Il fotone sparisce nell'urto e viene assorbito come energia pura dall'elettrone. Tutti gli esperimenti virtuali che faremo riguarderanno soltanto gli elettroni che erano legati più debolmente nel metallo, cioè quelli che escono con la massima energia cinetica, perché sono gli unici elettroni di cui si può misurare l'energia cinetica attraverso il potenziale d'arresto.